Buonasera, qui a Festival Letteratura abbiamo dedicato una serie di eventi all'argomento della scoperta delle onde gravitazionali e in generale in questo periodo stiamo sentendo parlare parecchio di ciò. Volevo chiederle quanto è importante questa scoperta per la fisica? Beh, è molto importante perché sono 50 anni che si cerca di rivelare le onde gravitazionali e il motivo per cui le si è cercate per tanto tempo, con tanti sforzi in tutto il mondo, è che si ritiene che diciamo, riuscire a rivelare, a interpretare le onde gravitazionali, le vibrazioni dello spazio-tempo, originate da masse, stelle, è considerata un modo per conoscere meglio l'universo stesso, nonché anche per conoscere meglio le leggi fondamentali della natura. Oggetti come i buchi neri, le stelle di neutroni, dovunque la gravità è estrema, e lì vengono generate onde gravitazionali che è importantissimo imparare a conoscere proprio per illuminare in qualche modo, capire meglio le zone oscure dell'universo. Qual è stato il momento in cui lei ha realizzato che appunto le onde gravitazionali erano state scoperte? Quali sono stati i suoi primi pensieri, le sue prime emozioni? Devo dire che appena all'interno della collaborazione LIGO-Virgo c'è stato questa notizia, insomma, questo segnale, ovviamente lì per lì ho sperato che non fosse come dire, un'impressione, no? Che fosse un vero segnale, e chiaramente io personalmente sono 36 anni che ho iniziato queste ricerche, quindi per me è stato un po' come inseguire il Santo Graal senza sapere se sarebbe mai riuscito a vedere, quindi una soddisfazione enorme, voglio dire, cioè la soddisfazione e la consapevolezza di aver raggiunto un risultato importante nella storia della scienza. Nella scienza moderna stiamo sentendo appunto non delle singole personalità quando si tratta di scoperte scientifiche, ma piuttosto dei team di ricerca. Ci può raccontare un po' cosa significa per uno scienziato e in particolar modo per un fisico lavorare all'interno di una di queste squadre? Vuol dire, come dire, rendersi conto di cosa vuol dire lavorare, lavoro di gruppo, di cosa vuol dire fare squadra. Naturalmente ci si divide il lavoro e si organizza il lavoro insieme. Direi che è un esercizio secondo me molto formativo anche per i giovani che partecipano a questi team, perché ovviamente si lascia la massima libertà, ma la libertà deve essere entro i confini degli obiettivi del progetto. Ecco, questo, diciamo, mettere al servizio le proprie capacità intellettuali, la propria capacità di lavorare all'interno di un progetto che deve essere poi finalizzato con certe date, questo secondo me è estremamente formativo, al di là della parte scientifica, formativo proprio del carattere anche dei giovani. E infine, come ultima domanda, volevo chiederle se secondo lei la fisica è abbastanza conosciuta dalle persone comuni in Italia e quali sono i modi per renderla più accessibile e più interessante. La fisica in Italia è una di quelle materie che appassionano. C'è una scuola, c'è una tradizione nella fisica in Italia e c'è un'attenzione del grande pubblico, lo vediamo anche qua al Festival della Letteratura, voglio dire, ma in generale lo si vede anche nella divulgazione presso le scuole, ad esempio, presso le scuole secondarie, non solo presso le università. Credo che ci sia in tutti un grande fascino per il tema dell'origine dell'universo, delle leggi fondamentali della natura, di come l'universo andrà a finire. Un po' tutto questo riflette la domanda fondamentale di tutti noi, voglio dire, no? Che senso ha la nostra esistenza, però la riflette in senso scientifico, come è fatta la natura, perché è fatta in quel modo, segue un'armonia. Ecco, tutte queste domande secondo me sono domande di grande fascino e in Italia come più di altri paesi. Bene, la ringrazio molto. Prego. Grazie.